Buongiorno a tutti, sono Davide Bonjour, sono il titolare dell'Osteria dei Barbette che si trova in Borgata Pianta 8 a Villarpellice, quasi alla fine della valle, e ci troviamo in quella che una volta era la cascina di famiglia dei miei bisnonni. Noi abbiamo aperto questa osteria circa un anno fa, il primo dicembre. L'idea è partita perché io e la moglie abbiamo sempre avuto locali e la colpa probabilmente è stata tutta di mio padre, perché quando sono mancati i nonni mi ha trasmesso il valore affettivo per questa casa e mi ha detto: cosa ne facciamo? Da lì è partito tutto. Dopo un paio d'anni abbiamo iniziato i primi lavori, nel frattempo ne sono passati 12, però poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Ci siamo prefissi di riproporre le antiche ricette della cucina di montagna, naturalmente rivisitate con alcuni accorgimenti per renderle più accattivanti, ma comunque sfruttando i prodotti della zona. Noi ci serviamo per le materie prime quasi esclusivamente da produttori locali, quindi della Valpellice. Ad esempio usiamo tantissimo formaggio prodotto esclusivamente in Valpellice, selezionandolo sia come produzione locale sia come di alpeggio. Usiamo parti di animale che nella maggior parte dei casi viene buttata, come ad esempio frattaglie, zampe. Usiamo verdure esclusivamente locali e anche con i vini cerchiamo di utilizzare produttori molto molto vicini. Con il Gala abbiamo potuto realizzare molte cose, perché abbiamo potuto procedere alla conservazione dei nostri castagni plurisecolari, che ci forniscono ovviamente materia prima per quando c'è il menù castagne, e abbiamo potuto realizzare tutte le opere di struttura per costruire ristorante, cucine, eccetera. Dove si trova il ristorante erano tutti fienile, cantine e stalle. L'ultimo contributo del Gala abbiamo usato particolarmente per costruire delle vetrate molto particolari, che sono vetrate ad apertura Vasistas con un taglio termico non indifferente, perché sono a 4 strati, così dal ristorante si può ammirare il parco. E poi comunque c'è una resa energetica veramente veramente notevole. È stato un valido aiuto economico, perché sì, mettendo a fondo comunque i risparmi uno ci arriva vicino, però manca sempre quel qualcosa, e il GAL è riuscito a fornircelo.